Biodesign, il luogo dove l'arte prende forma. Complementi di arredo, oggettistica ed elementi di design. Centrotavola, vasi, lampade, pezzi unici, sapientemente creati dall'artista Liuva Maqueira Gomez. Manufatti in ceramica, gresse, classici e moderni, realizzati anche su commissione. Vieni a scoprirci a Terni, nel nostro laboratorio showroom in Piazza Valmerina, via della Bardesca 5. Arriva la prima vittoria nel 2024 per gli uomini di Suconi che, superando il Castiglion del Lago per 2-1, guadagnano 3 punti più che fondamentali in chiave classifica e morale. Gli ospiti erano riusciti a pareggiare allo scadere, ma poi Agostini con un gran gol ha riportato il vantaggio locale. Pronti e via, al 7° del primo tempo, il guardialinea alza la bandierina ed annulla il gol del vantaggio a Ndiaye. Appena 5 minuti ed arriva la rete dell'1-0. Agostini, da posizione laterale, mette dentro, ma la sfera è deviata da un difensore ospite che insacca nella propria porta. Al 20° buona occasione per gli ospiti con Corelli, che mette in mezzo, ma Corrado non arriva sulla sfera. Un minuto più tardi, Grassi da fuori conclude in maniera potente col mancino. La palla termina fuori. Allo scadere della prima frazione si rifanno avanti gli ospiti. Palla al centro dell'area, Conti ci prova di testa, 40 lascia scorrere. La prima frazione di gioco termina 1-0 per i locali. Al 3° della ripresa, Ndiaye prova a superare 40 con un pallonetto, ma la sfera termina fuori. Al 20° ci prova anche Minuti. Il numero 11 conclude dal limite, palla sopra la traversa. Lo stesso è protagonista anche 6 minuti più tardi col mancino. 40 si oppone e mantiene il parziale. Rispondono i locali al 32° con Gesuele, che riceve da Agostini ma non trova l'ancorazione giusta. Va all'esistente e va alla presa. 3 minuti e siamo dall'altra parte. Bevilacqua conclude in porta, palla vicino al palo. Arriva il gol del pari. Al 41° da dentro l'area, Bevilacqua batte 40, ma il pareggio è solo un'illusione per gli ospiti. 5 minuti e l'Olimpia torna di nuovo in vantaggio con Agostini, che mandato in profondità scavalca Balli con un pallonetto per il 2-1 finale. Una buonissima partita contro una gran bella squadra. Sapevamo che era difficile, ma del resto come tutte le partite che andiamo ad affrontare. Sono 3 punti che fanno morale, che in questo momento fanno anche classifica e quindi ci permettono magari di venire al campo un po' più sereni. Però il cammino ancora è duro. È stata una gara combattuta su un campo sicuramente sempre ostico, nel senso che è un sintetico piccolo dove sicuramente la palla è sempre in gioco. Diciamo è stata una battaglia, eravamo riusciti a pareggiare, peccato per sto gol in fondo, però insomma credo che dobbiamo lavorare, lo sapevamo, dobbiamo lavorare tanto. La squadra sicuramente aveva raggiunto un pareggio, magari anche cercato, poi prendere gol al 90 e passa sicuramente fa male, però bisogna lavorare.